tuoi figli abbiano la vita in abbondanza. Dio ci vuole tutti con sé nella sua casa. Giungono purtroppo notizie dolorose dall'Egitto. Desidero assicurare la mia preghiera per tutte le vittime e i loro familiari, per i feriti e per quanti soffrono. Preghiamo insieme per la pace, il dialogo, la riconciliazione in quella cara terra e nel mondo intero. Maria, Regina della Pace, prega per noi tutti, diciamo. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Desidero ricordare il 25° anniversario della lettera apostolica Mulieris Dignitatem del Beato Papa Giovanni Paolo II sulla dignità e la vocazione della donna. Questo documento è ricco di spunti che meritano di essere ripresi e sviluppati, e alla base di tutto c'è la figura di Maria. Infatti uscì in occasione dell'Anno Mariano. Facciamo nostra la preghiera posta alla fine di questa lettera apostolica affinché, meditando il mistero biblico della donna condensato in Maria, tutte le donne ritrovino se stesse e la pienezza delle loro vocazioni, e in tutta la Chiesa si approfondisca e capisca in più il tanto grande e importante ruolo della donna. Ringrazio tutti i presenti abitanti di Castel Gandolfo e pellegrini. Gloria a Padre e Figlio e Spirito Santo. Gloria a Padre e Figlio e Spirito Santo. Lo fedeli vos defuntis, regina eterna, gloria et omnia.